Per quanto riguarda Mangano, che non era uno straniere, era il fattore che avemmo ad Arcore con tutta la sua famiglia, madre, moglie e due figli, che lui accompagnava all'asilo tutte le mattine insieme ai miei bambini, era una persona che con noi si è comportata benissimo, poi ha avuto delle disavventure nella vita che l'hanno messo un po' in mano a un'organizzazione criminale. Lui eroicamente, sono d'accordo con Dell'Utri, pur essendo così malato, non inventò mai nessuna cosa contro di me e lo lasciarono andare a casa il giorno prima della sua morte. Stava morendo in carcere. Ben quindi dice Dell'Utri nel considerare eroico un comportamento di questo genere.